20-20-20 non è un super sconto, ma è l'impegno che si sono assunti i sindaci della provincia di Teramo sottoscrivendo il programma Patto dei Sindaci, un programma europeo al quale ha aderito la provincia di Teramo fra i primi enti in Europa. Oggi sono circa 4.000 gli enti locali in tutta Europa che stanno portando avanti il programma Patto dei Sindaci, che prevede per l'appunto meno 20% di fonti fossili, più 20% di fonti rinnovabili, tutto questo entro il 2020. La prima cosa che è stata fatta è stata quella di misurare i consumi e quindi di misurare le emissioni di CO2 di questo territorio. Come vedete dalla grafica, naturalmente il maggior responsabile, il settore maggiormente colpevole per la quantità di emissioni di CO2 in atmosfera è l'edilizia residenziale privata, e cioè il riscaldamento delle nostre case, il condizionamento estivo dei nostri appartamenti. Poi però sono stati misurati anche i consumi del settore pubblico, quindi il trasporto pubblico, quindi quanto costa riscaldare le scuole, quanto costa illuminare in termini di consumo energetico, e l'illuminazione pubblica ha un costo importante, come vedete dal grafico, sia in termini di emissioni di CO2 sia in termini di consumi di energia elettrica. Ed è per questo che la provincia ha deciso di intervenire sempre insieme ai comuni per efficientare e modificare, cambiare, sostituire tutti i punti luce in provincia di Teramo. Sono circa 40.000, con un investimento di 18 milioni di euro. Ma cosa si andrà a fare? Si sostituirà semplicemente il palo della luce tradizionale con un palo che illumina con il sistema LED? No, sono pali intelligenti che dialogano con il territorio e possono fare molto di più. Andiamo a vedere che cosa. Ecco, nel Smart City le reti sono una parte essenziale. Che cosa caratterizza queste reti? Che a differenza di quelle che sono le reti tradizionali, per cui la distribuzione elettrica, la distribuzione del gas, dell'acqua, in alcuni casi il teleriscaldamento, che erogano semplicemente, sono reti che dialogano, che ricevono delle informazioni e trasmettono delle informazioni. E questo è l'elemento, diciamo, che le caratterizza. Che cosa siano queste informazioni è lasciato un po' alla fantasia, per cui è difficile fare un elenco chiuso. Sono state sviluppate tecnologie che interagiscono con il singolo lampione o col quadro, cioè lo scatolone dove si comanda una serie di pali della luce. Considerando come è fatta una rete di illuminazione pubblica, che praticamente va dappertutto, perché nella città, parliamo sempre di città, dovunque ci sono i lampioni, praticamente c'è abitato. A qualcuno è venuto in mente che questa era realizzare una cosa del genere e poteva dare delle opportunità. Le prime richieste da parte dei comuni sono state l'installazione delle telecamere per la videosorveglianza. Perché attaccarla ai lampioni? Perché al lampione c'è già l'energia elettrica che serve per la telecamera, ma si può anche far viaggiare il segnale, che è un segnale, noi diciamo, pesante, perché un video è molto più ingombrante che un segnale che dice solo la lampada accenditi, spegniti. Per cui lungo il filo della luce, anziché mandare un semplice segnale digitale, può viaggiare l'immagine addirittura continua o con intervalli molto ristretti. Per cui la rete intelligente comincia a articolarsi, diventa un misto, non c'è il cavo elettrico, ma c'è anche la trasmissione radio, c'è il wifi. Per cui c'è un'integrazione dei diversi sistemi per portare le informazioni. Ma il risultato è che in molte aree, per esempio in zone turistiche, si dà il wifi gratis a chi passeggia sul lungomare, e questo è perché le colonie del wifi sono collegate alla famosa rete della pubblica illuminazione. Con questo progetto si elimineranno 7.000 tonnellate di CO2 in atmosfera. Abbiamo detto prima che è un intervento che costerà 18 milioni di euro. Dove andremo a prendere questi soldi? Sicuramente non dalle tasche degli enti locali, né tantomeno direttamente dalle tasche dei cittadini.
Vediamo come ci si organizzerà. L'intenzione è di avvalersi di una ESCO, perché, come abbiamo detto sopra, il denaro per gli investimenti ormai è cosa rara. Si chiederà a questi candidati ad acquisire questo lavoro tre lotti che sono stati creati, di inserire questo tipo di tecnologie, non imponendone una, ma lasciando alla iniziativa privata di individuare i prodotti migliori, e prevedendo degli accordi tra le amministrazioni pubbliche e le aziende per l'utilizzo della rete, che vanno al di là della funzione primaria, che è quella di controllare l'illuminazione pubblica. Con il progetto Paride dovrebbe essere realizzata una rete diffusa capillare sul territorio per distribuire servizi, raccogliere informazioni, quindi una rete avanzata, intelligente, dalle enormi potenzialità. Ma ci sono dei comuni che hanno già lavorato sull'efficientamento dell'illuminazione pubblica, sostituendo i pali tradizionali con pali assolutamente intelligenti. Andiamo in uno di questi, il comune di Montefino. Allora, abbiamo, oltre al progetto ai progetti legati al patto dei sindaci, noi abbiamo aderito anche a Paride, l'altro progetto europeo sempre della provincia di Teramo, e nonostante avessimo in cantiere il progetto Paride, comunque abbiamo seguitato noi autonomamente all'efficientamento energetico del parco dell'illuminazione pubblica comunale, cambiando, sostituendo di volta in volta i corpi illuminanti con la nuova tecnologia LED, che comporta delle notevolissime riduzioni dei consumi, oltre a una maggiore efficienza dal punto di vista dell'illuminazione. Dove procediamo con nuove linee, mettiamo sempre illuminazioni LED, anche se per noi è un grosso esborso, però dopo ha una ricaduta sul bilancio per quanto riguarda i consumi. Ma basteranno gli interventi tecnologici per rendere una comunità più smart, più veloce, più efficiente, più sostenibile? Ascoltiamo in proposito la provocazione di Michele Vianello, che è stato vice sindaco di Venezia insieme a Cacciari, presidente, cofondatore e presidente del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, Vega. Ascoltiamo cosa ci dice. La caldaia, il lampione, la rete dell'acqua, bla bla, che si limitasse semplicemente ad avere dei sensori, i quali segnalano al gestore le criticità, il risparmio, magari quando tramonta il sole si accende il lampione. È una cosa assolutamente buona, quindi non è che la metto in discussione. Sicuramente ci aiuta, ma manca il pezzo finale. Ognuno di questi sensori genera dati, conoscenza e dati. Ora, in questa sala, quando parlo di Internet of Things, probabilmente una parte non comprende bene. 200 miliardi di cose entro il 2020 dialogano fra di loro e dialogano con noi. Uno dei lampioni che metterete su non può non essere indirizzato Internet, protocollo IPv6. Perché se voi lo lasciate là, non indirizzato in rete, abbiamo fatto un pezzo del percorso, ci manca il pezzo finale. Chiaro? Perché quella rete di lampioni, quella rete di centraline che Enel ha a casa nostra e serve solo per mandarci la bolletta, è ricchezza sprecata. Perché quei dati georeferenziati, la georeferenziazione ce l'hanno loro, con numeri anagrafici sopra, magari in una bella dashboard a disposizione del sindaco, è lo strumento perché loro possano governare consapevolmente il territorio. Perché poi alla fine della storia questa è la cosa più importante: governare il territorio, governare i processi. E a proposito di governare, questo per i privati, attenti, l'oste vi dirà sempre che il vino è buono, quindi prima di fare una scelta rispetto a un gestore di energia elettrica,
rispetto ad una formula tecnologica per efficientare la vostra casa, rivolgetevi sempre all'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. Ad Agena vedete i numeri in sovrimpressione, ma li potete trovare anche sul sito della provincia di Teramo, www.provincia.teramo.it, per avere un consiglio disinteressato e vedere davvero qual è la formula migliore per voi. Arrivederci alla prossima puntata.